ex ospedale psichiatrico, la costola della città praticamente, tantissimi edifici. È bene iniziare da questo palazzo, no? Questo palazzo è la direzione dell'ospedale psichiatrico, un luogo importante per quei tempi, ma soprattutto un luogo dove viveva 24 ore su 24 anche il direttore di tutta la struttura. Gli ospedali psichiatrici furono una scelta che era radicata nella cultura positivista di fine secolo, del fine Ottocento, attraverso la quale si aveva l'illusione, la speranza, ma anche la determinazione di togliere la malattia mentale da luoghi comuni culturali, da luoghi comuni sociali e determinarla come malattia vera e propria. Contemporaneamente veniva proposta quella che a quei tempi era la cura. Qual era la più cura? Moderna. Qual era la cura? Questa è una bella domanda, perché la risposta è nel panorama, nel paesaggio bellissimo in cui stiamo. C'erano due principi fondamentali, uno dei quali ridicolo col passare del tempo, ma un altro che ancora ha senso. Partiva dalla convinzione che la malattia mentale derivasse dallo stress. E quindi qual era una delle risposte? Quella di allontanare il paziente dallo stress e quindi metterlo in una collinetta lontano dalla città dove non ci fossero rumori, non ci fossero schiamazzi e dove soprattutto ci fosse aria pura. Il secondo, qual era? Quello di ricreare una vita che fosse il più possibile a somiglianza dei bisogni dell'individuo. Da quando è stato creato l'ospedale psichiatrico? Questo è l'ospedale psichiatrico in Italia è stato istituito con una legge del 1904 con successivo regolamento del 1909. È stata una grandissima iniziativa del nascente Stato Regio che fece un grandissimo sforzo, un investimento enorme e in ogni provincia si insediarono le cittadelle del Matto, che era una cittadella tendenzialmente autoreferenziale, cioè di fatto, almeno all'inizio, tutte le attività confluivano e erano fatte in modo tale da rendere queste persone, questa struttura autosufficiente. A che numero siamo arrivati di ospiti, chiamiamoli? Qui c'erano 1300 persone. Quindi era un concentrato di follia e lì, anche se l'intenzione era un'intenzione positiva, anche se l'intenzione era modernissima rispetto a quel periodo, l'idea di mettere tutte queste persone di tutta la provincia, tutti insieme, si è rivelato poi una scelta sbagliata e controproducente, tantomeno non terapeutica. Da che questa struttura serviva per curare è diventata una struttura dove la custodia diventava l'elemento più importante. E dopo tanti anni si è capito che l'errore clamoroso è stato quello di creare quella follia della cittadella dei matti che da cittadella della vita, da cittadella della vita fatta di verde, di serenità, no? È diventata poi nel giro di poco tempo, sempre a causa di quel grandissimo errore, è diventata un luogo di esclusione, di emarginazione e anche di violenza. Queste strutture, no? Che noi, meno male, in Italia, grazie veramente a Basaglia, ma grazie anche a un'onestà di fondo che ha determinato la psichiatria italiana nelle sue frange. Siamo arrivati appunto a chiudere strutture come queste. Sì, ormai tutti i medici di qualsiasi natura, medici psichiatri, di qualsiasi impostazione scientifica, ormai nel suo cervello
il manicomio lo considero un elemento di non cura. Un errore? Un errore, sì. Con le maggi, tutti la vogliono. In questo si è sentito parlare, vendono con le maggio, non si vende, non si può, c'ho diritto io, c'è diritto tu, la voglio io. Cosa si potrebbe fare realmente di buono in questo, in quest'area grandissima? Qui molto probabilmente all'inizio c'era un disegno perverso. Vendere per risanare le casse regionali. Chi ha avuto questo disegno perverso? Non sapeva una cosa, ma è stato informato perché ho reso la notizia pubblica. Non c'è una lira pervenuta dalla vendita, un'eventuale vendita di questa zona, che potrebbe essere anche una cosa giusta farla, che non vada al Dipartimento di Salute Mentale. Allora, fondi che dovrebbero andare tutti al Dipartimento quindi Salute Mentale, però... No, cioè, dovrebbero andare. No, devono. Vanno al Dipartimento. Obbligatoriamente, punto. Perché la normale destinazione... Perché la normale destinazione che è valsa per tutti gli ospedali psichiatrici d'Italia. Ma c'è realmente la possibilità, come dice Cialenti, di aggirarla facilmente, questa scorciatoia? La legge Basaglia, comunque gli ricavi di quell'area sì, non sono sì, vincolati. Però è in parte aggirabile. Chiaro, quando fu comprata l'Accademia dell'Immagine... fu comprato e i soldi andarono sulla sanità. Quindi questa cosa però oggi è un po' aggirabile. Ma guarda, io di cose dette da Cialente ne ho sentite tante. Vabbè. Ma questa è una cialentata, così non sono il primo a dire una cosa del genere. Questa è una cialentata. Questi sono soldi che tutto il Dipartimento, iniziando da Vittorio Sconci, sino all'ultimo infermiere, difenderemo in tutti i modi che ci vengono consentiti. Le furbizie a casa mia non sono mai passate. Questa volta è tutto il mondo che è allertato sulla finalità di eventuali soldi venuti da questa spesa. Questa è una questione di principio, questa è una questione morale. Esattamente 20 anni fa noi avevamo fatto un progetto di ristrutturazione di quella colonia, progetto che ci finanziò la Regione Abruzzo 7 miliardi, parlo dell'88, quindi erano ancora lì. Poi ci fu una cosa scellerata. I soldi che erano stati dati per questo progetto bellissimo, soprattutto un progetto d'avanguardia, sono stati spostati, tout court. Completamente? Completamente. A Montereale. L'RSA di Montereale è stata fatta con i soldi finanziati sulla colonia agricola dell'Aquila, di Collemaggio. E a Collemaggio che è rimasto? Niente.